Sindaco, qual è ad oggi la situazione di questa strada provinciale che è stata chiusa, ricordiamolo, per il rischio del crollo di un muro di contenimento? Ci sono due famiglie evacuate e una via di collegamento importante interrotta per non si sa quanto. Allora, io mi sono fatto carico di interpellare alcuni sindaci della zona e per di più i responsabili della città metropolitana, in particolare l'ingegnere Matteo Tizzani. Matteo Tizzani ha mandato sul posto il responsabile, il geometra Vaccarono, e un ingegnere a verificare la situazione. La situazione non è bella, non è chiara, non è ancora, stanno studiando come fare. E ci sarebbero delle grosse problematiche perché non ci sarebbero le risorse necessarie per intervenire, e quindi il primo punto è quello. Qualora ci fossero le risorse, si penserebbero di rifare completamente il muro, e il costo potrebbe essere 1 milione, 500 mila, 1 milione e mezzo, questo non lo so, non è cosa capito mio. Però, per ben che vada bene, quello che mi ha allarmato è che la strada potrebbe rimanere chiusa in attesa di tutto l'iter procedurale, tutto per circa 6 mesi, no? Che sono già tanti, minimo 6 mesi. Io invece mi aspetterei un intervento di emergenza dalla provincia, no? Dopodiché, se io avessi il conforto degli altri, che ne so, del sindaco di Biella, del presidente della provincia di Biella, di altri sindaci della zona, che mi dicono chiaramente che il problema grande è che ormai si è interrotto praticamente un'importante viabilità tra Canavese e Biellese, che è di estrema importanza, allora potrei intraprendere alcune vie con ordinanza, vie straordinarie, per cercare di trovare una parziale alternativa al percorso attuale. Quale potrebbe essere? Ma il percorso, cioè la percorso strada potrebbe essere inventarsi una pista, cioè mi ragioni bene, sia chiaro, una pista che dovrebbe essere tracciata in terreni attualmente che sono privati, no? Per creare un bypass, diciamo così, un bypass che non è quel bypass che risolve il problema, permetterebbe di dare un minimo di servizio a quelli che effettivamente ne hanno bisogno. Mi riferisco particolarmente a quelli che di Borgo Franco sono oltre questo, che per arrivare a scuola devono fare il percorso da Nomaggio Settimo girando intorno a questo ostacolo, no? Quindi a loro, alle Croce Rosse che potrebbero passare con le dovute cautele, anche alle auto, cioè fare un tracciato completamente nuovo, fosse il mio potere. Però devo avere il conforto della richiesta di altri, perché se no mi dicono, come sempre, che te sei mezzo matto, in E sostanza. Il quanto sarebbe lungo questo bypass per collegare i due? bypass sarebbe cortissimo, con un centinaio di metri si potrebbe essere realizzato, però ci vogliono le risorse. Cioè io a questo punto ordinerei i lavori, poi qualcuno penserà a coprire le spese, in Perché sostanza. ci sarebbe anche un esproprio di mezzo, insomma. Ci sarebbe non un'occupazione d'urgenza per un'emergenza evidente, e quindi potrei utilizzarmi della facoltà che la legge mi dà di utilizzare l'ordinanza. Poi tutti non sanno, ma tanti dovrebbero capire, che il sindaco è il prefetto del paese. In caso di emergenza poi andrà magari sotto processo per abuso d'ufficio, però tanto risolvo la situazione e poi, se si è giustificata, verrò assolto, in sostanza. Quindi diciamo che per il collegamento questa potrebbe essere la La soluzione. via, cioè il punto finale, tocca alla città metropolitana risolvere, perché è solo questione di città metropolitana. Per quanto riguarda invece queste due famiglie evacuate? Allora, per quanto riguarda le due famiglie evacuate, io in questo momento qui, dato che il parere della cautela è stato dato dall'ispettore dei vigili del fuoco, che è la massima espressione della protezione civile sul territorio, che ti invita a prendere decisioni come sindaco, che io ho fatto, nel momento in cui io, per togliere questo, devo avere o il parere dei vigili del fuoco che l'emergenza è finita, ma quello non me lo daranno mai perché il muro è ancora lì, oppure dovrò incaricare dei tecnici, dei geologi da parte del comune, che si prendono loro la responsabilità per dire che quell'area lì potrebbe essere sicura, delle due case potrebbero essere sicure. Io cercherò di andare in quella direzione,
perché, però io sinceramente non posso mettere e togliere via una ordinanza di evacuazione perché non sono un tecnico, cioè io devo avere le spalle coperte, perché sennò mi prenderei un rischio enorme, perché sarei completamente scoperto, in sostanza. Anche perché in passato purtroppo delle frane sulle case a Borgo Franco sono già accadute. Allora, noi abbiamo delle conseguenze della frana del 94 che sono state veramente micidiali nei confronti della comunità di Borgo Franco, perché noi in questo momento qui, avendo perso una causa con la Zilli, no, che dobbiamo dargli 700.000 euro che sono stati accumulati, quindi non c'entra niente. Quella è una cifra che abbiamo accantonato, che siamo pronti domani mattina a dargli qualora ce le richieda, no? Ma nel momento in cui noi su questa storia, su questa vicenda che è nata negli anni passati, in cui non ero manco io sindaco, tra parentesi, no? Io mi sono ereditato tutta una serie di cose, no? E cioè, io vado con i passi di piombo, e anche quando sono andato con i passi di piombo nell'alluvione del 94, quando ho visto che c'erano delle cose che non erano chiare, io mi sono fidato ciecamente alla Protezione Civile, al generale Manfredi e al prefetto della ricostruzione, e in quegli anni lì io ho fatto nient'altro che quello che mi indicavano loro, che è stato contestato dalla Zilli come fossi io la causa della sua inefficienza. Invece io, da ufficiale di governo, ho seguito quello che mi ha detto lo Stato. Poi vengo condannato, va benissimo. Cioè, comunque viene condannato, non mi va bene, però è così. Prima ancora un'altra frana aveva portato via delle case. Allora, le frane a Borgo Franco è una zona di frana per la questione geologica. Noi siamo sulla faglia, sulla linea insubria, che era una faglia tra Africa e Europa. Nel 1600 ad agosto, quindi non era in periodo di autunnale, in periodo primaverile, quando sono le pieghe. Allora era 1666, tutta la borgata di Bio è stata cancellata. Si contavano i morti, questo è l'archivio di Savoia, se non che dopo la memoria storica passa, no? O dopo 80 anni hanno continuato a ricostruire. Anche ora, perché parliamo dello stesso punto di oggi. Stesso punto di oggi, lo stesso delta di frana di oggi. Su quel punto lì, prima cosa. Seconda cosa, c'è stata altre frane, che l'ultima è stata, la penultima è stata nel 1944, quando i miei, che avevano, che come le ho detto, arrivavano da Scarmaglio, hanno costruito la casa lì dove c'era la scuola di Bio, praticamente è stata tranciata dal debris wall, i miei hanno perso la casa, l'abitazione, insieme a altre 7-8 case che c'erano nei dintorni, in fregio ai torrenti Rio Loriale, sono due i torrenti a Rio dei Mulini. Dopodiché nel 94, passati circa 50 anni, va nel dimenticatoio la questione per ragioni normali, molta gente ha ricostruito le case nello stesso punto, no? E c'è stato nel 94 una nuova con l'alluvione di Alessandria, anche noi abbiamo avuto i problemi, e c'è stato tutta una serie così, abbiamo dovuto ricollocare 7 abitazioni in una regione palatore e praticamente dichiarare, ma era stato dichiarato qualche mese prima, cioè prima dell'alluvione nel 94, il piano regolatore di Borgo Franco era stato cambiato a febbraio, l'alluvione era di novembre, e c'erano delle zone che erano diventate no carico eutropico perché erano troppo pericolose, tra cui c'era quella di Bio, di nuovo quella lì, quella di Baia e quella di San Germano. Cioè praticamente è stata un'evoluzione che recentemente, dopo anche la regione ha appurato alcune cose, e anche rispetto alla legge del 76 in avanti sono modificate le regole, e sono, per fortuna, quando è stato creato il servizio geologico regionale, sono state messe dei limiti al sviluppo di alcune zone, parliamoci chiaro. Ma oggi il muro di quella strada rischia di cadere perché è un muro vecchio o perché c'è una frana che spinge sotto? Allora, sicuramente dietro era un muro a gravitazione, così mi hanno detto i tecnici, quindi era già costruito perché c'era una spinta dietro. Quei muri erano muri degli anni 50-60, che non erano armati, molto probabilmente adesso si farebbe con altre tecniche, però che tutto il movimento, tutto il sistema a nord di Bio sia instabile è un dato di fatto, perché anche in regione piste, sopra Andrate, sotto Andrate, che potrebbe precipitare su,
tutti i sensori sono saltati e noi per fortuna nella nostra zona il servizio geologico regionale sta monitorando tutto tramite i satelliti che registrano gli spostamenti millimetrici di centimetri in contemporanea. E ci sono, c'è una schermatura giù in regione dove si vedono tanti puntini. I puntini verdi sono zone ferme, i puntini rossi sono, e ce n'è una miriade in questa zona. Noi, per esempio, sull'altro versante, la frana di Baiodora, sopra a monte, quasi a livello di Brosso, così, si sta muovendo di 3 centimetri l'anno. Però è sotto osservazione controllata, abbiamo fatto delle opere di difesa passiva che sembrerebbe siano sufficienti a non creare ulteriori danni prima delle abitazioni, mettere in sicurezza la gente. Però in quelle zone non si può più aumentare giustamente il carico delle persone, bisogna disincentivare le abitazioni. Grazie Sindaco, aspettiamo aggiornamenti quindi soprattutto... Gli aggiornamenti sì, bisogna essere che questi aggiornamenti sono di giorno in giorno. Cioè praticamente... No, più che altro per le famiglie, poi sì, la strada, anche perché in questo momento il giro, diciamolo, comunicazione di servizio, per andare verso Biella da dove bisogna passare? Allora, per andare verso Biella due sono le soluzioni, si viene a Borgo Franco e si va verso Ivrea, passato Montalto, al posto di andare sulla salita di Culotto, si gira verso il Lago Sirio, verso i Salesiani, poi si prende la strada che porta al Lago Sirio, dal Lago Sirio si prosegue sempre verso Bianca e di lì c'è la salita che porta alla 419. Okay. Quella lì è un percorso. Da Bianca sostanzialmente. Da Bianca sostanzialmente. No. L'altro percorso alternativo è tornare a Settimo Vittone, salire verso per la strada che porta a Trovinasse, però deviare prima verso Nomaglio e da lì Nomaglio scendere di nuovo sulla 419 e percorrere la galleria. Diciamo che quella che è stata chiusa era il collegamento più veloce, più comodo. Insomma. Quello collegamento, faccia calcolo che praticamente col percorso di pianura, che è quello con la strada più comoda, diciamo così, quella del Lago Sirio, andare a Biella vuol dire 25 minuti in più di tempo. Ho capito. Va bene, Sindaco, la ringrazio e buon lavoro. Grazie mille. Grazie.